amici, amiche e conoscenti del web e del mondo virtuale. In questo video mi faccio vedere, solitamente non succede perché anche nei video che pubblico su YouTube non mi faccio mai vedere, ma questa volta ho deciso di dare uno strappo alla regola, forse fare anche più video così, per parlarvi del Covid-19, che in questo periodo è, diciamo così, un argomento di tendenza, ma anche per farvi compagnia, darvi consigli utili su come passare la quarantena e farvi anche rilassare, evadere un po' da quella che è la quotidianità e dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Perché di fatto rimuginarci sopra tutto il tempo non serve. L'unica cosa che possiamo fare è stare a casa e rispettare le norme igieniche dettate dal Ministero della Salute del nostro paese e dall'OMS. Quindi, ricapitolando, siamo nella terza guerra mondiale. Una guerra sì, senza armi, ma pericolosissima, perché ci sono 7 miliardi di persone contro il Covid-19. Un nemico invisibile e per questo pericolosissimo che si diffonde a macchia d'olio. E quindi, insomma, dobbiamo tutti combattere per vincere questa guerra. Di fatto, nel mondo non siamo gli unici, perché nel mondo sono 1 miliardo, quindi un settimo della popolazione mondiale, le persone costrette a rimanere chiuse in casa. E noi siamo fra quelli. Siamo 60 milioni di persone chiuse in casa, obbligate a rimanere in casa. Ma questo non deve essere per forza una brutta cosa. È vero, non è una vacanza, per carità, perché siamo in emergenza sanitaria ed è un periodo difficilissimo, però possiamo in questi giorni fare tante cose che prima, per impegni, lavoro, scuola e tanti altri motivi, non potevamo fare. Insomma, riscoprire un po' quella che è la vita casalinga, la famiglia, la televisione, magari darci anche all'arte, creare, impegnarci in qualcosa per evadere dai pensieri negativi che giustamente in questi momenti possono esserci. E quindi è necessario rimanere calmi, rispettare le regole, come ho già detto, e niente, riscoprire un po' la vita in casa. Quindi, non so, leggete un bel libro. Adesso abbiamo anche fortunatamente i social e quindi possiamo rimanere comunque lontani ma vicini. E perciò adesso inizio un po' a parlarvi del Covid-19. Circoscritto inizialmente in Cina, nel resto del mondo non se ne parlava più di tanto, ma poi quando è arrivato in Italia, per poi arrivare in tutta l'intera Unione Europea fino alle Americhe e quindi nel mondo, è diventato un problema di tutti, un problema dell'intera popolazione mondiale. Ma proprio in questi momenti bisogna riflettere tantissimo su quello che abbiamo e su quello che non abbiamo. Ma soprattutto su quello che abbiamo, che è un pianeta meraviglioso, ricco di risorse naturali e con tantissime cose meravigliose come la natura, soprattutto la natura che ci fa vivere, perché senza la natura noi non potremmo vivere, senza l'erba, gli alberi, l'acqua, non potremmo vivere. Perché? Perché l'acqua si fa vivere, senza acqua difatti, come avrete visto nel mio ultimo video, non possiamo vivere. Ma nemmeno senza alberi e senza verde. Perché? Perché tutto ciò ci dà ossigeno essenziale a noi per la vita e assorbono le piante la CO2, anidride carbonica, ossia veleno per noi esseri umani e per tutte le forme di vita che abitano il pianeta. Consigli utili che voglio darvi per affrontare al meglio questo isolamento e questo momento difficilissimo è quello di distrarvi, non pensare troppo al virus, non pensare troppo ai numeri, che per carità sono importanti, ma non bisogna diventarne padroni. E soprattutto rimanere lontani dalle fake news. Perché proprio in momenti come questi, purtroppo, le fake news aumentano. E proprio nei momenti di crisi e di difficoltà che i ricchi imprenditori, perché sono per lo più imprenditori o comunque persone che vogliono arricchirsi, decidono di ingannarci. Perché? Perché siamo più vulnerabili e quindi andiamo più facilmente in inganno. Ma un consiglio che vi do è quello di seguire le piattaforme di informazione ufficiali, insomma affidarvi ai professionisti, quindi ai telegiornali, della televisione e ai giornali. Grazie per la collaborazione, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete un like e condividete. Al prossimo video da Miron Bocca Menuzzi. Ciao, a presto.